Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Business Leader. Sta proseguendo la nostra caccia alle competenze, un tema che si sintetizza con il termine mismatch, vale a dire la ricerca di quelle figure professionali che per molte aziende sono introvabili. Abbiamo analizzato questo argomento da molti punti di vista, abbiamo capito che mancano le skills, le competenze digitali, abbiamo capito che per dare una risposta alle aziende stanno intervenendo in maniera massiccia le agenzie per il lavoro, si muovono le università, le business school che addirittura stanno predisponendo soluzioni di intelligenza artificiale che garantiscono la formazione continua, visto che l'inarrestabile innovazione tecnologica porta a rendere le competenze insufficienti molto rapidamente. Anche i manager delle aziende devono rispondere a queste sfide, vivono le stesse problematiche di tutte le altre categorie di lavoratori e sembra che siano sempre più difficili questi profili appunto da reperire. E allora al mercato dei manager dedichiamo la puntata di oggi di Business Leader e ovviamente a questa puntata abbiamo dato il nome Caccia ai Manager. Il nostro ospite è Vittorio Villa, founding partner di Villa & Partners, ben trovato e grazie, buongiorno. Buonasera, grazie per l'invito. Questa è una società che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali, un operatore indipendente appunto nella ricerca e selezione di talenti professionali e manager. Dunque abbiamo capito che anche nel settore manageriale e dirigenziale esiste un mismatch, ma è un problema molto serio nel nostro paese? Ma direi di sì, nel senso che il gap tra domanda e offerta è sempre stato abbastanza evidente e con, diciamo, queste fasi di mercato particolarmente dinamico, questo gap si è reso ancora più vistoso. Le ragioni sono da guardare, da cercare più che altro nella storia e nella morfologia del tessuto produttivo italiano, che è abbastanza polarizzato in Italia tra una marea di PMI di grande successo, molto dinamiche e un po' come l'Araba Fenice che continuano a risorgere dalle loro ceneri. Sopravvivono anche i momenti di crisi più impegnativi, sì, diciamo. Grazie a questa flessibilità e resilienza. E poi un numero sempre più esiguo di grandi corporation italiane. E questi due mondi fanno fatica in qualche modo a parlarsi, perché un percorso o una scuola di management in una grande corporation non necessariamente è utile per essere speso poi in una PMI e viceversa. Quindi ci troviamo effettivamente con due popolazioni che in qualche modo non si parlano. Che devono andare un po' a scuola, insomma, per adattarsi anche a queste nuove sfide che il mercato del lavoro propone. Ed è un problema che riguarda anche tutti i settori in maniera differente, dottor Villa, oppure comunque è un problema comune a tutti i comparti produttivi? Io credo che sia un problema generalizzato e vada cercato proprio nella storia del tessuto imprenditoriale italiano, per cui faccio fatica a vedere settori del Made in Italy in cui il problema è meno evidente. Allora, cominciamo a fare una fotografia rispetto a questo problema con il nostro primo cartello, che è frutto anche di un'indagine che voi avete fatto e che ha riguardato una bella platea di aziende. Adesso ne parleremo appunto più nel dettaglio. In Italia c'è carenza di direttori generali, direttori finanziari, direttori commerciali ed export manager. È indispensabile una due diligence delle risorse umane in caso di operazioni straordinarie. Allora, questa seconda frase ci racchiude un po' il metodo che la vostra organizzazione propone appunto alle aziende per individuare i manager adatti alle loro necessità. Intanto, come avete studiato questa soluzione appunto e che tipo di approccio adottate consulenziale anche nei confronti delle aziende che hanno bisogno di reperire manager e profili di questo tipo? Ma nel caso di operazioni straordinarie quello che vediamo è effettivamente un percorso, un processo molto strutturato di analisi di tutte le varie asset class presenti in un'organizzazione aziendale. E le metodologie di analisi sono veramente sofisticate, si tende proprio a spaccare il capello in quattro quando si parla di rischi legali, rischi contabili, rischi ambientali. L'elemento umano si entra proprio nella vita contabile dell'azienda e la si scandaglia. Sì, ma col microscopio proprio, a vedere i minimi riflessi, i minimi rischi. Mentre invece la parte umana,
quindi l'organizzazione, il capitale umano, è oggetto di valutazioni che secondo noi spesso sono abbastanza superficiali, quando in realtà probabilmente avere un approccio leggermente più strutturato potrebbe mettere in evidenza così eventuali lacune, carenze, punti di miglioramento, problemi. Quello che noi facciamo semplicemente suggeriamo a chi sta valutando acquisizioni o comunque operazioni straordinarie dove effettivamente l'elemento umano è importante, di provare a usare un po' più di prospettiva nell'analisi del capitale umano, magari facendo intervenire dei professionisti con background anche molto diversi, quindi potrebbe aver senso coinvolgere come dire, professionisti che hanno background in ambito HR, oppure con una forte specializzazione su una funzione o su un business, su un prodotto, su un processo produttivo, su un mercato. Quindi con un'intervista strutturata di un manager da parte di N professionisti si riesce ad avere effettivamente una prospettiva un po' più profonda. Quindi questo sicuramente è un primo tema. E poi, sempre per rimanere molto coi piedi per terra, quindi con un approccio molto operativo. A me piace molto, insomma, molta concretezza, anche per magari dare qualche spunto a chi ci ascolta rispetto al vostro metodo, che potrebbe essere magari anche replicato. Sì, certo, però ecco, poi il tema importante è anche analizzare la storia, il background, il track record del manager, cercando di capire così dalle aziende in cui ha lavorato, dalle persone certo. Con cui ha lavorato in passato, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza. Si può comunque anche provare a parlare con i clienti che in qualche modo hanno interagito con il manager, i dipendenti, i pari livello, i capi, i dipendenti. E questo permette di avere un basket di informazioni che poi possono mettere in evidenza eventuali punti di forza come punti di debolezza. Ma esiste un serbatoio, dottor Villa, un mercato dei manager al quale voi potete fare riferimento per andare a dare una risposta alle aziende, appunto, che vi chiedono un aiuto in questi momentanei frangenti in cui si possono trovare, naturalmente perché sono sprovvisti di figure di questo tipo, oppure in ogni circostanza c'è una caccia diversa al manager adatto? Purtroppo ogni caso non è uguale a un altro, per cui può capitare che effettivamente in una sorta di catalogo di manager già in qualche modo conosciuti si possano trovare delle competenze utili, ma ahimè la nostra esperienza è che ogni caso è diverso da un altro e quindi ogni volta bisogna effettivamente fare un percorso di ricerca, di mappatura per individuare chi può andare bene in quel tipo di situazioni, certo. Perché le variabili sono la dimensione, la geografia, il business, lo stadio evolutivo del business, e già sono appunto matrici a quattro entrate che in qualche modo è difficile risolvere così a tavolino, quindi ogni volta bisogna andare a cercare casi paragonabili e poi darsi da fare. Adesso vedremo quali sono i manager che scarseggiano di più sì. In Italia, ma in genere, dottor Villa, in che tempi un'azienda riesce ad essere soddisfatta nei suoi bisogni? Appunto, vi chiamano, vi chiedono: abbiamo bisogno di un manager di questo tipo. È chiaro che dipende il tutto dalle condizioni sì. Che lei ci ha appena spiegato, ma in che tempi si riesce a soddisfare appunto la necessità di una compagnia? Ma mediamente una mappatura fatta con un certo livello di approfondimento non ha una durata superiore alle 4 settimane. Perché un'azienda non può stare molto sprovvista certo, anche di profili certo. Di questo quindi tipo. Quindi il punto di partenza cruciale è l'individuazione del panel di aziende, il mercato dove andare in qualche modo a reperire queste risorse. E poi l'attività di screening non richiede mai più di 3-4 settimane. Allora, andiamo a questa fotografia che lei adesso ci spiegherà un po' più dal punto di vista qualitativo. I manager che scarseggiano di più in Italia. Avete appunto fatto questa fotografia suddivisa per due ambiti, da una parte la famiglia professionale, da una parte il livello di scarsità. Sì. E quindi insomma anche questa voce è piuttosto curiosa per come l'avete posta. Manager e imprenditori, quindi CEO e direttore generale, c'è un livello di scarsità molto elevato. Sì. I direttori finanziari mancano in Italia ad un livello elevato, direttori commerciali mediamente elevato, molto elevata anche la mancanza di export manager.
Che cosa vuol dire molto elevato? Insomma, ci può dare una quantificazione di questa descrizione, di questa definizione? Ma molto elevato, effettivamente, sulla base del campione che abbiamo in qualche modo studiato. Ah, ecco, magari raccontiamo anche questo, insomma, che indagine avete fatto. È un campione abbastanza rappresentativo di aziende dove effettivamente da un punto di vista numerico le PMI sono, diciamo, la parte preponderante. E in parte abbiamo anche valutato comunque aziende che possono essere definite PMI sopra una certa soglia dimensionale, e effettivamente quello che diciamo l'origine un po' di tutte le difficoltà di dialogo tra domanda e offerta sono da ricercare proprio in quella polarizzazione del mercato di cui parlavamo prima. Manager imprenditori sono effettivamente quello di cui più ha bisogno il nostro sistema per passare da un sistema basato sulle PMI a un sistema che è basato sul mid-large corporate, quindi con un size che è già, come dire, in qualche modo più organizzato e più consistente. Come dicevamo prima, nel mid-market l'imprenditore è la superstar, è il protagonista dell'azienda. Quindi che molto spesso fa fatica ad essere affiancato da un manager altrettanto forte. Esatto, e notoriamente gli imprenditori non hanno appunto questa grande voglia di creare un succession planning. Potremmo parlare a lungo effettivamente di aziende grandi, piccole, quotate. Lei l'ha detta in maniera politicamente molto corretta, ma insomma, ecco, l'imprenditore tipicamente italiano ha il timore dell'essere, non dico ci sono stati casi anche l'anno scorso in società quotate di una grande dimensione in cui effettivamente siamo trovati in assenza totale di un succession plan. Fa parte proprio del DNA dell'imprenditore italiano. Certo, che poi fa i conti con questa situazione quando deve fare magari il passaggio generazionale, corretto? E lì forse è il momento in cui voi con maggior decisione potete intervenire in maniera efficace, apportando qualità manageriali. Esatto, e quindi nel mondo delle PMI questo manager imprenditore di fatto non esiste, perché l'imprenditore non ha mai avuto questa sensibilità a creare una prima linea o una seconda linea che possa succedergli. Allo stesso tempo, nel mondo che residua di grandi corporation italiane, gli obiettivi sono completamente diversi, per cui i manager sono manager e quindi non hanno la minima, come dire, propensione al rischio, non hanno la minima attitudine imprenditoriale. Cioè è fisiologico che comunque i punti di vista siano sempre estremamente diversi, e trovare un fattor comune è un elemento complicato, a volte anche la chimica serve, no? Le certamente, e il risultato è che ogni volta che ci sono PMI in qualche modo in una fase di grande sviluppo, di chiamiamolo cambiamento di marcia, in cui devono cominciare a imboccare un percorso di espansione, magari hanno nuovi soci finanziari o industriali che sono disposti a iniettare comunque capitale da investire nello sviluppo del business. Inesorabilmente il problema è abbiamo un collo di bottiglia, che è comunque l'imprenditore che meglio se rimane in azienda, ma se esce per qualche motivo, perché vende o perché ha deciso di avere dei percorsi personali parte, certo, diversi, rimane effettivamente un vuoto importante. Ecco, allora adesso stiamo andando a farla, come dire, a dare la pagella all'imprenditore, ma noi vogliamo continuare invece sul terreno del manager. Le principali carenze, anche voi appunto in questa vostra indagine, che forse non abbiamo detto, il campione di 400 aziende che è stato monitorato tra l'ottobre del 2018 e il gennaio del 2019, le principali carenze dei manager italiani. Allora, ritornando alle famiglie professionali, se guardiamo ai manager imprenditori, CEO e direttore generale, i requisiti chiave a cui che vengono loro chiesti sono attitudine imprenditoriale, e in questo caso questa attitudine manca nel 75% dei candidati, corretto? Esperienza internazionale, anche in questo caso siamo al 45%, ma in un mondo come quello che viviamo oggi è comunque una mancanza importante. Conoscenza della lingua inglese, ancora, questa fa male, anche la sottoscritta sembra incredibile, però posso capirla, perché effettivamente se si rimane un po' fuori
eccolo che non la acchiappi più questa qualità. Direttori finanziari, attitudine alla business partnership è un requisito che manca nel 75% dei candidati che avete interpellato. Esperienza internazionale per imprese internazionalizzate manca nel 70% dei candidati che mirano a fare il direttore finanziario di un'azienda, ma non hanno appunto una visione globale del mondo economico perché non l'hanno vissuta. Capacità di analisi finanziaria manca nel 65% dei casi. Beh, questo ci sembra grave però, dottor Villa. E in effetti questa è un po' la fotografia di quello che è il mercato, per come lo descrivevamo prima. Le aziende sono o aziende dove effettivamente il team amministrativo si limita a fare il bilancio e gli adempimenti fiscali e molto spesso lì si ferma, per cui manca inesorabilmente l'attitudine a una business partnership, perché non esiste la cultura e non esiste un processo. Diciamo che il vecchio commercialista dell'azienda, che nella nuova definizione viene denominato direttore finanziario, però sì, o il capo contabile, o il direttore amministrativo, però nelle aziende italiane effettivamente è un responsabile amministrativo, punto. E quindi l'attività, l'attitudine alla business partnership, che è quella di dire: ok, ho analizzato questa linea di business e vado dal manager di linea a dire: guarda, hai un problema di profittabilità con questo cliente, su questo business, su questo mercato. Se andiamo nelle PMI, questa attitudine è abbastanza difficile da trovare. Allo stesso tempo, se andiamo in una grande corporation, abbiamo il super specialista di controllo di gestione di ciclo attivo, che però fa solo quello. E quindi se noi vogliamo portarlo nella PMI a fare controllo di gestione a 360 gradi, perché l'imprenditore non è che gli va a dire: guarda, mi serve l'analisi del capello spaccato in quattro sui ricavi, punto. Beh, a quel punto lì il problema di nuovo è lo stesso, nel senso che abbiamo spesso questa impressione di avere veramente due mondi che non si parlano, per cui la soluzione è effettivamente strutturare con grande disciplina e con grande metodo le ricerche, in modo da anche qualche volta scommettere un po' sul potenziale dei candidati che poi possono fare il salto riguardo alle competenze che non hanno. Per poi. Certo, senta, ma sono dei mondi, come dire, referenziali, nel senso, il direttore finanziario di una società di telecomunicazioni significa che farà il direttore finanziario sempre in quel settore, oppure c'è mobilità, c'è apertura verso la considerazione di altri settori verso i quali appunto portare la propria competenza, portare la propria professionalità, oppure insomma dovete istruirli anche da questo punto di vista ad essere un pochino più flessibili, a guardarsi un pochino più attorno? Ma in situazioni di mercato teso, come è stato effettivamente negli ultimi anni, le aziende chiedono soluzioni plug and play. Quindi questo non lascia tantissimo spazio ai manager che hanno dei gap di competenze di recuperare. Per cui molto spesso le aziende vengono da noi quando sono in situazioni quasi panico, dicendo che abbiamo un problema sulla figura con queste caratteristiche che o è venuta a mancare o non abbiamo mai avuto, però ci serve urgentemente. E a quel punto effettivamente loro non hanno tempo di aspettare che la persona arrivi, capisca il giro del fumo, capisca il business, si ambienti, impari e poi dopo magari anche solo 9 mesi, 12 mesi diventi operativa. E questo non facilita effettivamente lo scambio. Certo, abbiamo affrontato la questione delle carenze dei manager italiani soprattutto dal punto di vista delle loro attitudini professionali, abbiamo parlato di mancanza di esperienza internazionale, di scarsa conoscenza a volte della lingua inglese, quindi mi chiedo però in questo mondo del lavoro, in questo mondo economico in termini generali, che cambia, va sempre di più verso la digitalizzazione dei processi, dei meccanismi produttivi, da questo punto di vista invece come li trova i manager, quali sono le loro scarsità o attitudini, se ci sono, insomma è un mondo che li trova impreparati anche da questo punto di vista? Ma di nuovo torniamo a una fotografia di una popolazione di manager che arriva da aziende che hanno prevalentemente lavorato in maniera abbastanza tradizionale su business tradizionali sul mercato domestico.
Poi effettivamente ci sono le aziende che hanno cominciato a esportare già decenni fa e queste effettivamente hanno, a seconda dei settori, sviluppato competenze, diciamo, all'export più o meno sofisticate, più o meno complete. Però partendo dalle caratteristiche della popolazione analizzata, effettivamente anche sull'estero non abbiamo trovato queste competenze, ma neanche questa abitudine effettivamente a coprire i mercati esteri con una certa metodologia. Competenze linguistiche effettivamente nelle ultime generazioni le troviamo un po' di più, ma sulle seniority già di livello medio sono effettivamente piuttosto leggere, e questo effettivamente può sorprendere. Quando dovete creare un match come Villain Partners, dovete lavorare di più sull'imprenditore o sul manager che candidate? Allora, qualche volta, allora effettivamente noi crediamo di avere una buona capacità anche di valutazione del potenziale delle risorse. Perché per il cui curriculum naturalmente parla chiaro, poi bisogna... Il curriculum parla chiaro, le persone effettivamente hanno dimostrato effettivamente di saper fare certi cambiamenti, per cui se il match di competenze non è al 100%, se esiste un gap comunque che può oscillare tra il 20 e il 40%, a quel punto noi invitiamo l'imprenditore o comunque l'azienda a puntare sul potenziale, no? Quindi effettivamente se non fosse così, come diceva giustamente lei prima, se uno nasce nelle telecom deve fare tutta la carriera lì e uscire sempre dallo stesso settore a fine carriera. Senta, con che flusso le chiedono aiuto le aziende per reperire manager? C'è una richiesta significativa? Ma dunque, il mercato, diciamo, della ricerca è un mercato abbastanza ciclico, effettivamente risente appunto anche degli andamenti oscillanti, della fiducia degli operatori, della fiducia degli investitori finanziari, e quindi inesorabilmente, cioè non è mai flat. Quindi ci sono anni in cui il nostro mercato, da studi appunto pubblici, raddoppia, degli anni, magari anni di uno dopo l'altro, in cui perde il 30% un anno dopo l'altro. Non è un mercato flat. Quello che effettivamente, da un punto di vista strutturale, abbiamo osservato è che questa scarsità di talenti è abbastanza costante. Poi ci sono gli umori stagionali, no? Quindi ci sono le situazioni magari di crisi in cui effettivamente magari le aziende rientrano da UK per motivi noti e quindi si insediano in qualche modo sul continente e a quel punto creano dei picchi di domanda. Certo. Però al di là, diciamo, cioè provando a destagionalizzare questi fenomeni, comunque il gap di competenze è crescente. Quindi insomma è un bel tema che dovete gestire in prospettiva. Per chiudere, dottor Villa, le chiedo, se lei dovesse indicarmi, spero di non metterla in difficoltà con questa domanda, non dobbiamo fare nomi e cognomi, ma se dovesse indicarmi il miglior match che è riuscito a realizzare con la sua azienda fra un imprenditore e un manager, e anche il peggiore magari, insomma, le viene in mente qualcosa di interessante come allora, gossip finale da rilasciare ai nostri ascoltatori? Il migliore e il peggiore in qualche modo si assomigliano, no, sono due casi diversi, ad esempio mi vengono in mente, ma in qualche modo c'era stato un errore di valutazione nella compatibilità tra un background sviluppato in una grande corporation con una PMI, quindi banalmente sulla carta andava tutto benissimo, le competenze erano perfette, ecco. Però le competenze perfette sviluppate in un contesto completamente diverso come una multinazionale, in una PMI dove questo top manager doveva lavorare senza avere 6 segretarie, senza avere 10 reparti diretti e tirarsi sulle maniche, fare lui le cose, ecco. Il match non aveva funzionato. In altri casi, un altro paio di casi che effettivamente ci hanno dato grande soddisfazione e così hanno dato soddisfazione anche alle aziende e ai manager che sono andati, invece erano manager di potenziale
che probabilmente non matchavano completamente le conoscenze, la matrice che diciamo prima, geografia, dimensione, prodotto, mercato. Che come dice lei si sono rimboccati le maniche e hanno poi matchato in un secondo momento, con grande spirito, insomma, di, non dico di sacrificio, ma professionale, direi, forse con un giusto atteggiamento. Spirito imprenditoriale, devo dire, questo è stato quello che ha favorito il successo di questo. Dottor Villa, grazie per averci messo al corrente di tutte queste dinamiche che ovviamente a noi spesso sfuggono, ma che sono certamente molto interessanti da conoscere. A presto. Grazie davvero. E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti.